Vediamo come scenderanno in campo le due squadre. Cominciamo con il Santa Lucia che schiera Domenico Beltrame con il numero 0, con il numero 5 Carlos Francisco Vera, con il numero 6 Cristian Fares, con il 7 Juan Sanna, con l'8 Tobias Monte, con il 9 Julian Ríos, con il 10 Lopo Espensa, Matteo Carolini, con il 13 Nino Gomez, con il 21 Marco Stupendo, con il 96 Alessio Del Quadro, allenatore Fabio Castellucci. E ora vediamo i padroni di casa, la Santo Stefano, un rimanca che scarica con il numero 3 Guilherme Ferri, con il numero 5 Maria sportivi. Eccoci ritrovati qui sulla diretta streaming della Twins e Sebastiani sul canale YouTube per seguire questa seconda semifinale del Final Four di Coppa Italia tra la Santo Stefano UBI Banca e la Santa Lucia Basket Roma per il basket in carrozzina. Si dà subito via alla gara con l'attacco della Santa Lucia Roma, che va subito a segno con il canestro del numero 12 Matteo Cavagnini, il capitano di Roma. Ma andiamo, prima di commentare questa partita, andiamo subito con la presentazione delle formazioni che sono scese in campo. Partiamo come di consueto dalla formazione ospite, Santa Lucia Roma, che è scesa in campo con la canotta di color blu scuro, con il numero 0 Beltrame, con il numero 5 Vera Antichera, con il numero 6 Fares, con il numero 7 Sanna, con il numero 8 Di Monte, con il numero 9 Milos, con il numero 10 De Sosa, con il numero 12 il capitano Cavagnini, con il numero 13 Gamez, con il numero 21 Stupeneng, con il numero 96 Torquati. Coach di questa formazione è il signor Fabio Castellucci. Passiamo ora alla squadra di casa, la Santo Stefano UBI Banca, che come vediamo è scesa in campo in canotta bianco e verde. Si presenta così con il numero 3
Feltrin con il numero 5, Ragnales Pignero con il numero 7, Ghione con il numero 8, il capitano Tanghe con il numero 9, Biondi con il numero 10, Mazzolani con il numero 12, Tosatto con il numero 14, Bianchi con il numero 16, Giaretti con il numero 23, Bezzetti con il numero 28, Boccacci con il numero 55, Meiawi, coach e il signore Roberto Ciriccioli. La terna arbitrale è composta dai signori Marco Graziani di Ravegna, Cristiano Penso di Trieste e Roberto Viglianisi di San Giovanni Rotondo. A commentarvi la partita, questa seconda semifinale del basket in carrozzina, c'è Gianluca Sebastiani come nella precedente partita, mentre alle telecamere e alle foto lo staff della Twins Sebastiani. Infatti, se voi volete rivedere, chi ci sta seguendo volesse rivedere le gare in HD, può visitare semplicemente il sito www.twinsebastiani.it, dove troverà interviste dei protagonisti di queste gare, le foto e le partite complete. Andiamo quindi a commentare la partita in campo. 4-2 il risultato a favore della Santo Stefano Ubibanca, due tiri liberi a favore di Roma. Alla lunetta il numero 96, Alessio Torquati, va a sbagliare il primo tiro libero, va con il secondo tentativo, sbaglia anche il secondo, 0-2 per lui, rimbalzo di Bezzetti, poi apre subito per Meiawi. Ricordiamo, punto di riferimento Meiawi per Santo Stefano Ubibanca, che sta facendo veramente un buonissimo campionato quest'anno, punta allo scudetto. Ricordiamo che è prima classificata insieme alla squadra di Cantù con 24 punti, invece dall'altra parte Roma insieme a Giulianova è classificata con 20 punti. Arriva al primo possesso della gara perso dalla squadra di Santa Lucia Roma, possesso per Santo Stefano, anche il Santo Stefano a secco di Coppa Italia, quindi quest'anno ha l'occasione per portarsi a casa il suo primo trofeo di Coppa Italia. Invece per Giulianova, scusate, per Santa Lucia Roma, ha un buon albo d'oro per questa Coppa Italia, infatti lo ha vinta per tre volte di seguito nel 95, 96, 97. Poi la sua serie di vittorie si è interrotta ed ha vinto un'altra Coppa Italia nel 2001, poi ancora nel 2003, nel 2005, nel 2006, poi ancora a continuare nel 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015. Quindi insomma la Coppa, il trofeo della Coppa Italia a Santa Lucia non manca sicuramente. Ora va in attacco la squadra ospite, c'è il fallo del numero 45 Meiawi ai danni della difesa del Santo Stefano. Il risultato è a favore della squadra di casa, 6 Santo Stefano, 2 Santa Lucia Roma. Rimessa in attacco per la squadra ospite. Vera si va ad incaricare della rimessa. Stupenengo, poi Vera da 3 punti, tripla per Roma. Ricordiamo che chi vincerà questa gara affronterà la squadra di Cantù nella finale di Coppa Italia domani, domenica 25 marzo. Alle ore 10:50. Intanto c'è Vera, questa volta viene fermato da Ghione, poi Stupenengo si porta sul fondo. Stupenengo per Cavagnini, va al tiro, canestro di Cavagnini. Cavagnini anche un ottimo giocatore che bisogna tenere sott'occhio e marcarlo stretto, perché il secondo migliore realizzatore del campionato con 17,5 punti di media, mentre dall'altra parte, come ben sappiamo,
Sofian Meyawi conduce la classifica dei marcatori insieme a Simone De Maggi con 22,8 punti di media. 6-9 il risultato, viene ribaltata la partita a favore di Santa Lucia Roma. C'è Meyawi ora che ci prova, va fino in fondo nel pitturato, Peghione riceve il pallone, cade a terra, viene fermato subito il gioco, non c'è nessun fallo, il possesso va a Santa Lucia Roma. Arriva subito il primo cambiamento per Santo Stefano, entra Giaretti, vediamo che esce Ghione. Possesso per Santa Lucia Roma, Vera con la palla, alla palla numero 21 Stupenengo, ancora palla a Vera all'altezza del tiro libero, questa volta sbaglia ma riceve, riesce a prendere l'imbalzo in attacco, Cavagnini, falla e canestro di Cavagnini, un libero a disposizione, un libero aggiuntivo, canestro convalidato. Minuto di sospensione ovviamente chiesto da coach Cericcioli, non una buona partenza da parte della Santo Stefano UBI Banca, il risultato è a favore di Roma, 6 Santo Stefano, 9 Roma. Viene aggiornato il tabellone, 6 Santo Stefano, 11 Roma, ci sarà anche il tiro libero a disposizione di Cavagnini sul fallo e canestro dell'azione precedente, 4 minuti e 56 secondi al termine di questo primo quarto. ...52-74, finì la partita nel girone di andata del 2017 della seconda giornata di Serie A tra Santa Lucia Roma e Santo Stefano UBI Banca a favore del Santo Stefano, mentre nel girone di ritorno, la nona giornata di Serie A, ancora il Santo Stefano è riuscito a trionfare sulla squadra di Santa Lucia Roma con il risultato di 64-52. Intanto c'è il libero sbagliato da Cavagnini. Può ripartire Santo Stefano che ora deve recuperare questo svantaggio. Vediamo, c'è Meyawi. Cerca il movimento di qualche compagno, poi decide di riaprire il palleggio. Passaggio lungo per Tang che cerca di accentrarsi. Poi palla Meyawi, Tang nel pitturato, non riesce ad andare al tiro. Recupera il possesso qua Santa Lucia Roma, va in contropiede. Meyawi è l'ultimo uomo per Santo Stefano, ma c'è Bezzetti all'ultimo secondo, riesce a stoppare il tiro del giocatore di Roma, riesce a riconquistare il possesso della palla a Bezzetti. Ricordiamo quanto è importante anche il lavoro in campo che fa Bezzetti, come abbiamo visto anche in questa azione che è riuscito a neutralizzare il contropiede di Roma. Intanto altra palla persa da parte del Santo Stefano, anzi no, l'ultimo a toccare è stato un giocatore di Roma, quindi il possesso va ancora alla squadra di casa. Meyawi va alla rimessa dal fondo del campo. Meyawi ancora in palleggio, 3 secondi al tiro, Meyawi riesce ad entrare nel pitturato, ad andare a tirare con la mano sinistra, non c'è il canestro ma c'è comunque il fallo, 2 tiri liberi per Meyawi allo scadere dei 24 secondi, fallo del numero 14 da Santa Lucia Roma. Scusate, fallo del numero 12 Matteo Cavagnini, primo tiro libero realizzato da Meyawi, va con il secondo tentativo, 2-2 per lui. E le statistiche
del miglior attacco in campionato in Serie A sono a favore della Santo Stefano Vibanca, che mediamente riescono a segnare 76 punti a partita. A seguire c'è la Briantea Cantù con 72 punti, poi Giulianova con 69, Santa Lucia Roma con 67 punti di media in attacco. Ora c'è Stupinengo, viene chiuso da Ghione, lascia liberarsi dal suo difensore, poi ancora Stupinengo dopo essersi appoggiato su Vera, ancora Stupinengo riesce ad arrivare sotto il canestro, va a realizzare aiutandosi con il ferro. 8-13, 3 minuti e 40 secondi al termine di questo primo quarto. Intanto c'è Tang, riesce a dare palla sotto a Bezzetti che appoggia a tabellone e va a realizzare. Bezzetti che oltre che giocare nel campionato di Serie A di basket in carrozzina è uno dei convocati anche nella nazionale italiana. Intanto c'è il passaggio di Vera che non va per Stupinengo che si era liberato nel pitturato, ma c'è il fallo che ferma il gioco a sfavore della Santo Stefano. Fallo ancora del numero 16. Fallo di Giaretti, secco. Fallo di Giaretti. Stupinengo alla lunetta. La paletta alzata dalla parte della panchina del Santo Stefano. Assegno il primo libero. 10-14. Uno su due per il giocatore della Santa Lucia Roma, 10-14, meglio qui. Tang va al tiro, si aggiusta la carrozzina ma va a sbagliare, Cavagnini al rimbalzo. Si porta subito in attacco la squadra di coach Castellucci, Stupinengo dal tiro libero, sbaglia ancora, Marcello rimbalza in attacco. Preso dal numero 96 Torquati, Vera per Stupinengo, poi subito sul pallone Meglia Wi che riesce a recuperare un possesso importante e c'è fallo. Buona difesa di Meglia Wi che recupera questo possesso ed interviene per primo sulla palla su Stupinengo che non si aspettava affatto l'arrivo di Meglia Wi. Altro cambio per Santo Stefano, esce Tang, entra il numero 7 Ghione. Rimessa in attacco per Santo Stefano, Giaretti riceve il pallone, poi si porta sul fondo, intanto Stupinengo qua fa perdere l'equilibrio a Giaretti che si rialza subito, Meglia Wi poi per Ghione, appena entrato realizza 2 punti, meno 2 Santo Stefano. 2 minuti e 15 secondi al termine di questo primo quarto di questa seconda semifinale qui alla Pala Principi di Porto Potenza. Santa Lucia Roma in attacco, palla a Vera, poi palla a Stupinengo, passaggio alto che viene recuperato, toccato da Ghione, poi sulla palla vagante subito Meglia Wi, altro fallo che ferma il contropiede del Santo Stefano, rimessa per la squadra di casa. Fallo fiscato a Torquati, questa volta arriva il minuto di sospensione chiesto invece da coach Castellucci. Santo Stefano sta riuscendo a recuperare la partita, 2 punti, la partita ancora lunghissima, primo quarto, mancano poco più di 2 minuti alla fine della partita, ancora tutto da decidere. Thank you.
Ricordiamo la partita precedente, la prima semifinale della Coppa Italia vinta da Cantù contro Giulianova. Quindi chi vincerà questa gara affronterà Cantù nella finale di Coppa Italia. Ricordiamo Cantù che è la campionessa in carica di questo trofeo. Giaretti pensa per un attimo al tiro, poi decide di passare il pallone, viene intercettato il pallone, ancora possesso per il Santo Stefano, 11 secondi per cercare il ferro. Meiaoui alla rimessa, passaggio che riesce ad arrivare a Ghione con un po' di difficoltà, poi Ghione sotto per Meiaoui, appoggia a tabellone ma tiro impreciso, sbaglia, palla a Vera, poi Stupenengo, si accentra Stupenengo in palleggio, si va a girare, vede Vera, riceve il pallone, poi ancora palla Stupenengo, Vera, tiro da tre punti, questa volta non va a segno, rimbalzo di Feltrine, poi Meiaoui, subito lancio lungo per Giaretti che riesce a tenere il pallone in campo ma perde l'equilibrio, recupera subito il pallone vagante Stupenengo, poi possesso a Cavagnini, ora possesso della palla Cavagnini, passaggio schiacciato per Stupenengo, si va a portare nel pitturato, tiro rovesciato, appoggia a tabellone e qui Stupenengo ci mostra il suo gesto tecnico con questo tiro rovesciato, più 4 per la squadra di Roma. C'è un fallo a sfavore della difesa di Santa Lucia Roma. Possesso ancora per Santo Stefano a 30 secondi alla fine. Vengono recuperati 14 secondi. Riceve Ghione la rimessa, poi entra in campo Meiaoui che riceve il possesso della palla. Si porta sul perimetro dei tre punti. Passaggio per Giaretti. Sbaglia il tiro. Imbalzo di Stupenengo, poi in difesa, palla a Cavagnini che lancia subito il contropiede con Fares. 10 secondi, Cavagnini, Stupenengo e poi il passaggio sbagliato. Stupenengo non è riuscito ad agganciare il passaggio del compagno. 5 secondi e Santo Stefano ha la possibilità di chiudere questo quarto con un canestro. Vediamo come andrà a finire. Passaggio lungo per Ghione, pressato dalla difesa di Roma, attenzione, passaggio corto, poi Bezzetti, lo scudiere cerca di prendere il rimbalzo in attacco ma non c'è nulla da fare, arriva subito il suono della sirena, 12 Santo Stefano, 16 Santa Lucia Roma, si conclude così il primo quarto di questa seconda semifinale, si riprenderà ora con il secondo quarto, tra poco meno di 2 minuti, rimanete collegati. Sul canale della Twin Sebastiani per seguire questo secondo quarto della seconda semifinale tra Santo Stefano UBI Banca e Santa Lucia Roma per la seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia. È partita molto bene Santa Lucia Roma che è riuscito a prendere un piccolo vantaggio, ora il Santo Stefano a rincorrere i giocatori romani. C'è il fallo intanto su Meiaoui. Ricordiamo le 4 squadre che affrontano le finali di Coppa Italia, sono le prime 4 squadre classificate nel girone di andata, quindi ci sarà il
c'è il Santo Stefano Ubibanca, il Giulianova, Cantù e Santa Lucia Roma. Intanto c'è una buona apertura di secondo quarto per Santo Stefano, due punti firmati da Andrea Giaretti. Cavagnini con la palla per Santa Lucia Roma, poi Stupinengo si accentra, passaggio sotto, riceve Cavagnini, riesce a tirare e realizza anche con la difesa del Santo Stefano che si era chiusa praticamente su di lui. Ricordiamo, secondo miglior realizzatore Cavagnini del campionato di Serie A con 17,5 punti di media a partita, una buona media. Intanto c'è Ghione, ancora va al tiro da quella stessa mattonella dove ha preso già il tiro in precedenza, questa volta non riesce a realizzare. Intanto c'è il fallo di Giaretti che vede una potenziale palla che poteva essere recuperata, ma purtroppo gli è andata male, il direttore di gara ha fiscato fallo. Rimessa in attacco per Santa Lucia Roma, Stupinengo alla rimessa, l'arbitro dal via al conteggio, poi rimette subito il pallone per il numero 8, poi Cavagnini ridà palla a Stupinengo. Stupinengo si porta sul fondo, cerca di guadagnare centimetri verso l'area, poi palla a Cavagnini. Cavagnini, palla fuori per Stupinengo, lo scadere dei 24 secondi, sbaglia il tiro, Bezzetti riesce a recuperare il rimbalzo difensivo, poi appressato da Stupinengo e dal numero 6 Fares, infatti fallo di Fares su Bezzetti. 14 Santo Stefano, 18 Santa Lucia Roma. Possesso per Santo Stefano, Ubibanca con Meiawi. Meiawi, oltre a essere il miglior realizzatore del campionato con 22,8 punti di media a partita, è anche il miglior assist man con ben 7,7 assist a partita. A seguire poi troviamo subito Marco Stupinengo, giocatore della Santa Lucia Roma, con 6,9 assist di media a partita. Intanto c'è stato un fallo fischiato a favore di Meiawi, due tiri liberi per il giocatore francese del Santo Stefano, già pronto alla lunetta. Sbaglia il primo tentativo il giocatore del Santo Stefano, lavora con il secondo, sbaglia anche il secondo, ma si recupera, rimbalzo in attacco, altro fallo poi su Meiawi. Fallo fiscato a Fares, attenzione perché commette il suo terzo fallo nel secondo quarto, la partita è ancora lunga, ora deve stare molto attento. Questa volta non ci saranno i due tiri liberi, ma sarà rimessa dal fondo, sempre Meiawi ad incaricarsi della rimessa dal fondo del campo. Intanto c'è un passaggio poco preciso per Bezzetti che va a prendere poi il pallone, palla ora a Meiawi. Meiawi ancora, due secondi al tiro, cerca di girarsi, viene fermato da Fares, poi va in palleggio il numero 13 Muino. Palla a Cavagnini, va al tiro, questa volta sbaglia Ghione per primo sul pallone, palla poi per Giaretti, Giaretti per Meiawi, con la terra Bezzetti si rialza subito, ancora a Meiawi, nel pitturato passaggio per Ghione, chiuso dalla difesa di Roma, ma riesce a realizzare due punti importanti, 16-18, meno 2, Santo Stefano, Ubibanca. Rimessa dal fondo in difesa per Santa Lucia Roma.
palla persa da parte di Giulianova, scusate, di Santa Lucia Roma. Ricordiamo il risultato 16-18. Ora il Santo Stefano ha la possibilità di pareggiare la partita, o perché no, di andare in vantaggio se nel caso riuscisse a realizzare una tripla. Meiawi, Giaretti, Meiawi, passaggio che non va, poi ancora Meiawi riesce a recuperare comunque il possesso. Attenzione, brivido qua per Santo Stefano, e infine il fallo di Stupenengo. Tanta aggressività da parte di Santa Lucia Roma in difesa, lascia veramente poco all'attacco del Santo Stefano. Sono due tiri liberi per Meiawi, arriva la paletta alzata per Roma, quindi ci sono due tiri liberi per il giocatore francese del Santo Stefano. Vediamo se riuscirà a pareggiare le sorti della gara. Cerca la concentrazione, poi va al tiro, tiro corto, primo ferro. Realizza il secondo, 1-2 per lui. Arriva il cambio per Santo Stefano, ci sono due cambi. Entrano Boccacci e Biondi, escono Feltrin e Bezzetti. Il possesso va a Santa Lucia Roma. -17-18, -1 per Santo Stefano. Stupenengo, Gamez, poi palla Cavagnini, realizza due punti, molto pericoloso da quella distanza il giocatore di Santa Lucia Roma. 17-20, Santo Stefano in attacco. Giaretti non riesce ad arrivare sul passaggio di Meiawi, il pallone esce dal campo, possesso perso dalla squadra di coach Ceriscioli. Stupenengo si porta oltre la metà campo, c'è un movimento da parte di Roma, arriva Stupenengo vicino al pitturato, Boccaccio cerca di chiuderlo, poi ancora Stupenengo va a cercare il tiro, palla fuori per Gamez, al tiro realizza altri due punti che arrivano per la squadra di Santa Lucia Roma. Molto precisa da quella zona del campo la squadra di coach Castellucci. Vediamo ora come risponderà la squadra invece di coach Cericcioli. C'è Giaretti, ottima finta, vuole tirare, ma viene fermato ancora Giaretti, palla a Meiawi all'altezza della lunetta, sbaglia il tiro, Cavagnini a rimbalzo, c'è possibilità di contropiede per Santa Lucia Roma, è rimasto solamente Meiawi sotto canestro in difesa, intanto c'è il canestro, il tiro che non va per Gamez che non riesce a sfruttare questa occasione. Fallo di Stupenengo su Meiawi, intanto altro cambio per Santo Stefano, entra il numero 8 Tanghe, esce Giaretti, altri due tiri liberi grazie alle regole del bonus per Meiawi. Questa volta va a segno il primo tentativo, 2-2 per Sofiane Meiawi. 19 Santo Stefano, 22 Santa Lucia Roma, mancano poco più di 5 minuti al termine di questo secondo quarto. Di Monte per Stupenengo, poi ancora Di Monte, va a sbagliare il tiro. Questa volta rimbalzo per Boccacci, palla lunga per Meiawi che si trova già oltre la metà campo. Meiawi per Ghione, poi ancora Meiawi, Tang da tre punti, primo ferro ma il tiro era dritto. Può ripartire ora la squadra di coach Castellucci. Gamez, passaggio all'indietro per Stupenengo, poi Cavagnini va al tiro, sbaglia, Tang subito al rimbalzo,
Meyaoui. Passaggio per Ghione. Cerca di aggiustarsi il tiro e segna due punti importantissimi. 21-22, regala il meno 1 a 4 minuti alla fine di questo secondo quarto. Gamez riesce a superare la metà campo in palleggio, ancora Gamez per il compagno che va al tiro. Fares sbaglia, poi contropiede per Santo Stefano. Meyaoui, passaggio sotto a Boccacci, appoggia a tabellone e sul pazzo del Santo Stefano arriva a 3 minuti e 30 secondi al termine del secondo quarto. 23-22, Santo Stefano riesce a ribaltare la partita e ora deve solamente incrementare il vantaggio per assicurarsi la finale di Coppa Italia contro Cantù. Cavagnini sotto canestro, fa molto male alla difesa del Santo Stefano. Ancora cambio di vantaggio per questa gara. Meyaoui va al tiro da 3 punti, tiro che non va. Ricordiamo che quella posizione, quella mattonella è molto pericolosa per Meyaoui. Cambio ancora per Santa Lucia Roma, doppio cambio. Escono Gamez e Fares. Scusate, escono Gamez e Di Monte. Entrano Vera. Entrano Vera e Torquati. 2 minuti e 50 secondi al termine di questo secondo quarto. Vera la rimessa per Santa Lucia Roma, rimette la palla Cavagnini, poi ancora Vera. Chiude bene Santo Stefano. Poi Fares riesce a realizzare con l'aiuto del primo ferro, anche con la chiusura del Santo Stefano sulla sua carrozzina. Intanto c'è Meyaoui. Meyaoui per Tanghe. Risponde bene Tanghe con questo canestro. 25-26. Meno 1 per Santo Stefano. Cavagnini. Superengo. Poi palla a Fares. Palla fuori per Vera. Vera per Cavagnini, va al tiro, poi c'è il fallo fischiato a Ghione. Ci saranno 2 tiri liberi per Cavagnini, il capitano della Santa Lucia Roma. Cambio ancora per Santo Stefano, esce Biondi, entra Bezzetti. Anzi no, esce Enrico Ghione per Santo Stefano, entra Bezzetti. Alla lunetta Cavagnini, ricordiamo che è il leader dei rimbalzisti con 9,5 rimbalzi di media presi a partita nel corso del campionato di Serie A. A seguire subito il giocatore del Santo Stefano, Sabri Bezzetti, con 8,7 rimbalzi di media presi a partita durante la regular season del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Intanto l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Santo Stefano. Ancora il possesso per Santa Lucia Roma, 25-26 ancora il risultato. Vediamo se Roma riuscirà questa volta a portarsi a casa 2 punti. Poco meno di 2 minuti, dice il tabellone, per la fine di questo secondo quarto. Supinengo con la palla, 3 secondi al tiro. E arriva il suono della sirena dei 24 secondi. Buona difesa del Santo Stefano. Riesce a dare il tiro. 24 secondi.
35-20 Stelzano. Lo Stefano ora ha la possibilità di andare in vantaggio con un canestro. Vediamo Mayaway sul fondo del campo, si riporta oltre i tre punti, cerca di attaccare, entra nel pitturato, poi palla a Tanghe, va a sbagliare il tiro, poi Bezzetti riesce a recuperare, anzi no, Mayaway riesce a recuperare il possesso della palla e nel momento che stava cadendo a terra riesce a pescare Boccacci, che però non riesce a realizzare. Si porta subito in attacco la squadra di Santa Lucia Roma, fallo e canestro. Fallo e canestro di Cavagnini, che sta veramente facendo sudare la difesa di coach Cericcioli. Si ritrova ancora una volta alla lunetta, questa volta con un tiro libero a disposizione grazie al fallo e canestro. Altri punti che arrivano per Santa Lucia Roma, 25-29, Mayaway con la palla. Tanghe sul fondo del campo, palla fuori per Mayaway. Torquati mette tanta pressione su Mayaway, poi palla a Tanghe. Tiro che questa volta non va, Bezzetti riesce a recuperare il rimbalzo, realizza Bezzetti. Due punti per lui, 27-29, riesce a sbloccare il risultato per il Santo Stefano. 35 secondi il cronometro scorre mentre Santa Lucia Roma cerca qualcuno per rimettere la palla. Fares, passaggio per Torquati, Cavagnini, Vera, si fa vedere Fares, si va a girare. 8 secondi al tiro, palla a Fares, deve lanciare il pallone ed infine Bezzetti riesce a recuperare il rimbalzo, poi Mayaway. 2 secondi, Mayaway va al tiro, sbaglia, si conclude anche questo secondo quarto. Ancora Santo Stefano sotto di 2 punti, 27-29 in favore di Santa Lucia Roma. Ora pausa lunga e poi si riprenderà con il terzo quarto per questa seconda semifinale di Coppa Italia, che poi darà accesso alla finale di Coppa Italia di domani mattina alle ore 10.50. Già si è qualificata Cantù e la vincitrice di questa sera affronterà Cantù in finale. Ci sentiamo per il terzo quarto sul canale della Twins Sebastiani.